Concerto del pianista Aleksander Romanowski ieri sera al Teatro Antico di Segesta. L'evento organizzato in collaborazione con l'ente Luglio Musicale rientrava nell'ambito delle Dionisiache. Il pianista ucraino, conosciuto in tutto il mondo, si esibisce regolarmente con le maggiori orchestre in Europa, Asia e nelle Americhe. Ieri sera a inizio concerto è intervenuto Vincenzo Marrone d'Alberti, organizzatore di Trapani Classica e amico personale di Alexander Romanoschi. Una gioia infinita perché io da pianista ho voluto fermamente adesso che le grandi eccellenze del nostro mondo vengano qui. C'è un aspetto dietro anche di carattere didattico. Alexander Romanoschi ritornerà qui per dare una masterclass al nostro conservatorio scondito di Trapani ci sono altri conservatori come quello di Ribera e anche forse Palermo che coopereranno in questo grandissimo diciamo, bacino culturale. L'emozione è forte, anche se adesso questo è il 34esimo concerto dall'inizio di luglio, quindi ogni giorno mi sono proposto di fare questo um, tour de force, un po' che però mi sta dando fortissime emozioni e approdare finalmente qui. Eh, era un appuntamento che aspettavo forse uno di quelli che aspettavo di più, perché ovviamente eh, io credo che ci sono dei posti speciali su questa terra e sicuramente Segesta ha um, tutte le um, ragioni di essere considerato tale. Qui c'è un'unione un di, di, di cultura, di storie e di... Io credo in, in energia, cioè tante, tutte le persone che sono passate di qua, e 2000 anni è un periodo veramente lungo. Tutti gli artisti che sono passati di qua lasciano un pezzettino di sé. E quindi quando un artista, anche il pubblico, viene a sedersi su questi, su questi gradini, lo percepisce, lo percepivo anche oggi e il pubblico è stato veramente meraviglioso, nonostante appunto il periodo difficile che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, c'è la voglia di ricominciare, c'è la voglia di comunque stare vicino alla bellezza e qui l'ho percepita in pieno.